Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, come potete forse capire da questa sciarpa, ho deciso di farvi vedere le mie sciarpe, i miei foulard e i miei scaldacollo, perché le avevo nell'armadio queste cose piegate una sull'altra, però cominciavano a essere un po' disordinate o comunque non mi piacevano più messe in questo modo, quindi ho acquistato un pochino di questi contenitori, così andrò a piegarle in modo più ordinato e le inserirò tutte qua dentro, magari lasciando fuori quelle che utilizzo di più. Ma ho pensato, siccome questo è un lavoro comunque noioso da fare, per renderlo più piacevole, faccio un video, intanto che metto a posto vi mostro tutte le mie sciarpe, foulard, scaldacollo. Ho lasciato fuori da questa montagna, come potete vedere qua a fianco a me, i coprispalle, perché se ci metto anche i coprispalle non finiamo più. Parto da quello che sto indossando adesso. Questa è una lavorazione a maglia che avevo fatto un po' di anni fa, che è particolare, veramente una lavorazione particolare. Vi lascio giù in info box il tutorial dal quale avevo preso questo tipo di punto, così se sapete lavorare a maglia e volete riprodurlo, potete andare a vedere direttamente quel tutorial, che non ho fatto io, si tratta di un altro canale, però comunque io quando faccio le cose prese da altri sapete che lo dico. Questa è una lavorazione particolarissima perché è un punto che poi rimane così tutto ondulato. A me piace veramente tantissimo. Questo è uno scaldacollo, ma se voi non siete troppo freddolosi potete utilizzarlo anche come sciarpa. Ve la faccio vedere adesso aperta in modo che possiate capire meglio com'è fatta. C'è la parte dritta e poi c'è questa parte tutta ondulata. Poi un'altra sciarpa fatta sempre con lavorazione a maglia, però questa volta l'ha fatta mia madre, non l'ho fatta io, è questa. Questo è un punto molto semplice, è una sciarpa verde che in fondo ha questo effetto così, un po' bucherellato, però per il resto è una sciarpa dritta, molto semplice, ma è veramente caldissima perché è di lana. Poi vi faccio vedere questa sciarpina che è un pochino più leggera, è marrone e mi piace tantissimo per questa lavorazione che ha in fondo. Ha le sue frange, vedete fatta così con le frange ed è veramente particolare perché questa lavorazione io la adoro, poi soprattutto quando rimane messa un pochino così che comunque cade qua sul davanti fa proprio un bellissimo effetto. La uso tantissimo in primavera, poi è fatta così, vedete anche il resto, è veramente una bellissima sciarpa che mi era piaciuta tantissimo appena l'avevo vista. L'avevo presa su un banco del mercato, tra l'altro, quindi comunque è una cosa anche presa in super offerta. Una sciarpa che invece comincia ad essere piuttosto vecchia è questa, però mi piace sempre perché è nera con tutte queste paillettes argentate, quindi mi sembra un po' una sciarpa da sera. Ha questa lavorazione un pochino traforata, è fatta così e mi sembra sempre molto elegante quando è indossata, anche se ormai comunque i segni del tempo un po' si vedono. Però di sera, soprattutto quando è un po' più buio e magari i segni del tempo si vedono meno, fa questo effetto luce che mi piace tantissimo. Un'altra sciarpa che ho da tantissimo tempo è questa. È un beige come colore, un beige piuttosto chiaro con queste lavorazioni così, con questi pompon, praticamente non so come definirli, più chiari sul marrone, sul giallo e in fondo ha le sue frange. È una sciarpa questa che ho utilizzato veramente tantissimo, però è sempre bella perché comunque soprattutto in primavera, quando mi vesto un pochino più chiara, ma magari è ancora freddo per togliermi la sciarpa, come ad esempio all'inizio di marzo, a metà marzo, insomma, quando la primavera arriva ma lentamente, io ho ancora freddo, questa è un ottimo compromesso. Poi un'altra sciarpa che ho indossato talmente tanto che si è anche allungata parecchio è questa che ha i pompon finali. A me piace tantissimo per questo effetto, perché comunque i pompon poi quando la mettete magari sul davanti rimangono sempre un pochino spiritosi, un po' sbarazzini. Poi per il resto è una sciarpa semplicissima, è molto stretta come sciarpa, però essendo veramente lunghissima, perché guardate quanto è lunga, potete fare più giri, quindi alla fine comunque tiene caldo. Un'altra sciarpa che utilizzo tantissimo in inverno, anche semplicemente come coprispalle, è questa che ha questo effetto scacchiera così bianca e nera a quadri con le frange in fondo. Questa è talmente larga che va bene come scialle, come coprispalle o anche come sciarpa classica. Però davvero è versatile, si può utilizzare in molti modi e a me il bianco e nero comunque piace come effetto.
Poi vi faccio vedere una new entry perché questo è stato il regalo di Natale che mi ha fatto mia cugina e si tratta di questa sciarpa con la stampa di Klimt, del bacio di Klimt. Vedete, molto molto bella. Questa davvero è molto grande, quindi va bene come sciarpa, va bene come scialle, come coprispalle, va bene veramente in tantissimi modi e mi piace proprio perché ha questi bellissimi colori. Quindi secondo me è proprio bella e questa è la più nuova che ho perché è quella che mi ha regalato appunto mia cugina per Natale. Questa è la sciarpa che invece utilizzo praticamente tutti i giorni, quindi la lascio proprio appesa all'attaccapanni in casa mia all'ingresso dove tengo l'attaccapanni e mi piace perché anche questa, come quella che vi ho fatto vedere prima, ha questo effetto luminoso, quindi ha questi brillantini, anche se non sono delle paillette, quella di prima è proprio fatta con delle paillette. Questo invece più che altro è un filato sul dorato e sull'argento che fa questo effetto, però è una sciarpa calda, morbida, che ha comunque questa luminosità, quindi io la utilizzo sia di sera che di giorno, mi piace proprio, quindi la tengo direttamente appesa all'ingresso. Poi una sciarpa decisamente più leggera, che va bene in primavera, è questa. Questa è tutta sull'azzurro con delle sfumature sul rosa verso la fine. Ha le frange, quindi finisce in un modo semplice, però ha dei bei colori perché vedete che è tutta azzurra con questa fascia sul rosa. E questa sicuramente è leggerissima, quindi va bene addirittura anche a fine estate perché è proprio molto molto leggera. Però io di solito questa me la porto magari anche in vacanza, quando vado in estate, anche se vado in un posto di mare dove alla sera magari potrebbe calare di qualche grado la temperatura ed esserci quel venticello magari in riva al mare che fa venire un po' freddo alle spalle, io magari la butto sulle spalle e con questa ho risolto. Poi questa è una sciarpa rossa con questa lavorazione, anche questa ha le sue frange e sul fondo è fatta in questo modo. Vedete che ha comunque dei disegni diversi perché qui è più a righe, diciamo, e invece qua ha questo disegno fatto così. Non la apro tutta perché è veramente lunga e larga, però anche questa comunque è una bellissima sciarpa. Poi un'altra sciarpina che più che altro serve per abbellire magari un abito semplice perché non tiene assolutamente caldo, è molto molto leggera, però questa ha comunque una sua eleganza. Ve la faccio vedere magari così con il nero. Vedete, se voi la mettete su un abito nero, anche semplicemente appoggiata così, dà già un effetto un pochino più luminoso, un pochino più elegante. Ha delle rose sul rosso, non so se riuscite a vederle perché è trasparente, quindi se io la tiro su forse vedete l'effetto trasparenza e basta. Però è comunque una sciarpa che più che altro uso come ornamento. Poi una sciarpina che uso in primavera molto spesso è questa, sul marrone, sul bianco, sul beige, e ha queste frange in fondo fatte in questo modo, un pochino più lunghe. Quindi quando poi la mettete, magari se la lasciate così, ora cerco di farvela vedere al meglio, magari un pochino aperta, rimane così con queste frange un po' particolari. Vabbè, adesso voi mi vedete solo da metà, quindi cerco di farvela vedere come posso. Però, insomma, anche questa comunque la utilizzo spesso. Vi chiedo scusa per i rumori di sottofondo, ma come sempre ho i vicini di casa che portano avanti e indietro mobili. Io non so cosa facciano tutte le volte che giro un video, c'è un casino terribile. Poi una sciarpa particolarissima è questa. Dico particolarissima perché è fatta con un tessuto a rete, quindi non tiene caldo, va bene come ornamento, per abbellire magari un capo che è molto semplice. E come potete vedere il bordo è azzurro, un azzurro argentato, molto particolare. L'ha fatta mia zia questa con la lavorazione ai ferri e con questa lana davvero particolare. Però io volevo farvela vedere indossata perché questa secondo me è un tipo di sciarpa che se non vedete al collo forse non rende tanto. Ecco, vedete, rimane poi così, quindi tutta molto arricciata, molto particolare. Sicuramente su un maglione nero semplice come quello che ho adesso va comunque ad abbellire, quindi si può utilizzare anche semplicemente per questo. Questo davvero è secondo me un capo particolare. Poi vi faccio vedere uno scaldacollo bianco che è molto grande, quindi potete metterlo un po' più largo sulle spalle oppure un pochino più stretto.
Poi ovviamente quando lo avete indosso risulta un pochino più così. Adesso io non lo metto perché sono sicura che mi andrei a spettinare completamente. Comunque questo è di lana e l'aveva fatto mia mamma con una lavorazione ai ferri. Vedete che è così lateralmente a costine. Poi credo che questo sia un punto riso doppio, se non ricordo male, perché io tutti i punti a memoria non me li ricordo mai. Comunque è veramente caldissimo. Poi una sciarpa che mi è arrivata in regalo per i miei 40 anni, quindi per il mio compleanno dello scorso anno, perché ormai sono diventati 41, però vabbè, pazienza, il tempo passa. Comunque questa è una sciarpa di Diseguall che mi piace tantissimo, perché a me Diseguall piace molto. Questa è tutta sul rosa con delle sfumature un pochino più scure. Poi vi faccio vedere una serie di sciarpe simili perché hanno tutte una lavorazione simile. Questa è sul viola e sul dorato, è veramente elegantissima. Secondo me questa, ve la faccio vedere indossata perché forse rende molto di più. Questa ha proprio una luminosità particolare. Poi un'altra sciarpa simile è questa, però stavolta è sull'azzurro. Anche questa io la indosso molto spesso perché comunque secondo me anche questa mi dà molta luce al viso. Adesso anche questa cerco di farvela vedere. Ecco, questa qui è un'altra di quelle sciarpe che mi piace veramente tanto. Inoltre questa ha anche un valore affettivo perché era di mia nonna. Quando lei è venuta a mancare, praticamente aveva questa sciarpa da pochissimo tempo, quindi era diciamo nuova, forse l'aveva indossata un paio di volte. E io l'ho presa perché intanto è un pezzo di mia nonna che viene con me quando indosso questa sciarpa e poi perché mi piace veramente molto con questi colori sull'azzurro e sul dorato, è molto luminosa. Poi sempre simili a quelle di prima perché come vi ho detto ne ho una serie e sono tutte simili come tipologia, vedete come disegno, questa è tutta sul marrone, chiaro, scuro, un po' di dorato anche qui, comunque è molto simile a quelle che vi ho fatto vedere prima, anche se quelle di prima forse hanno un qualcosa in più, però secondo me è simile la tipologia. Questa di nuovo un'altra sciarpa simile, questa volta sul bordeaux, sempre con dei toni di marrone, di rosso scuro. Poi questa è una new entry che mi ha regalato mia mamma per Natale, è una sciarpa dorata praticamente con dei colori un po' più chiari, un po' più scuri, comunque anche questa è veramente luminosa, come potete vedere una sciarpa che fa luce. Questo lo ha fatto mia zia, ha lavorato ai ferri, un punto credo semplice, ma è la lana che è particolare perché è così un po' pelosa, diciamo. Ve lo faccio vedere anche indossato, sono sicura che forse qualcuno più attento se lo ricorda perché in molti video ce l'ho. Poi una new entry è questo scaldacollo che mi ha regalato mia zia per Natale, anche questo mi piace veramente moltissimo perché è verde, quindi secondo me sta bene con il colore dei miei capelli, si mette così intrecciato. Perché qua c'è un piccolo forellino in cui poi inserite diciamo questa parte della sciarpa. È molto morbido, è una pelliccia finta, però comunque l'effetto morbidezza ce l'ha. Ed è veramente carino questo, mi era piaciuto moltissimo e lo indosso abbastanza spesso perché mi tiene caldo. Poi stiamo arrivando quasi alla fine, quindi insomma manca poco. So che vi ho tenuto incollati qui un sacco di tempo, ma ho tante sciarpe. Questa è fatta così, con un beige, con queste arricciature, con queste frange in fondo. Però questa è una di quelle sciarpe che secondo me rende molto di più l'idea se è indossata. Quindi la indosso un momento giusto per farvi vedere come rimane. Io la porto molto larga questa, di solito in primavera, in tarda primavera, quando non è più freddo, e rimane così, in questo modo. A me piace molto così, soprattutto per abbellire magari una maglia un pochino più semplice. Poi una sciarpa molto elegante, secondo me, è questa. Questa è bianco ghiaccio nella parte centrale e poi nelle due parti finali ha tutta questa lavorazione lilla con paillettes. È veramente molto rifinita e molto elegante perché secondo me questa dà proprio un effetto particolare, soprattutto su un abito nero magari. Cerco di farvi vedere magari un pochino come posso, come rimane. Vedete, fa questo effetto un po' così e secondo me questa davvero per una serata in cui avete magari un semplice abito nero che non è magari niente di che, ci mettete sopra questa.
e già assume comunque tutto un altro tono. Poi questa è una sciarpa che arriva dalla Thailandia, questa me l'ha portata mio zio in uno dei suoi viaggi in Thailandia. Anche questa è veramente particolare, comunque è originale del posto, quindi sono quelle cose comunque che sono sempre particolari solo per il fatto di essere originali. Ha in fondo queste frange così, ma è proprio molto bella come lavorazione. Poi soprattutto indossata magari con un capo particolare, con un capo chiaro, quindi un abito panna, una cosa così, questa ci sta proprio bene. Adesso sul nero rende poco, però è molto carina. Questa è una sciarpa nera con delle rose rosse e argentate. Anche questa sempre per andare ad abbellire dei capi magari un pochino più semplici. Vedete che anche questa va comunque ad abbellire molto, rimane così. E poi l'ultimo, che è un foulard, non è una sciarpa, è questa. Questo è proprio un foulard che ha i pesci, quindi è molto carino, molto estivo soprattutto perché ha tutti questi pesci. Bene, come avete visto, le sciarpe che ho sono un'infinità, però facendo questo video ho avuto l'occasione di piegarle e di metterle a posto in un modo ordinato. Fatemi sapere nei commenti quale vi è piaciuta di più. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.